Com'è lavorare con i bambini, bambini anche molto piccoli, in questo periodo di emergenza sanitaria? Ce lo racconta Cristina. Ciao Cristina. Ciao, ciao Stella. Ecco, tu Buongiorno. Sei un'educatrice, quindi lavori in un nido. E io però ti vorrei chiedere com'è lavorare in questa situazione di emergenza sanitaria, perché è già un anno che il Covid si è impossessato delle nostre vite. E raccontaci un po' com'è lavorare con questi bambini che sono veramente piccolissimi. Piccolissimi, sì. Dunque, è stato all'inizio, quando hanno deciso di chiudere improvvisamente l'anno scorso a marzo, noi speravamo tanto di poter rientrare, ma poi abbiamo visto che la situazione peggiorava e non abbiamo potuto rivedere i nostri bambini. E in quel periodo ci siamo attivate con le famiglie per mantenere comunque un contatto. All'inizio è stato difficile perché far usare strumenti tecnologici ai bambini è quello che noi dicevamo sempre di non fare, anche ai genitori, di non lasciare il telefono, di non farli giocare col telefono, di non fargli vedere i video. E poi invece ci siamo trovati a doverglielo chiedere, cioè per mantenere questo contatto era necessario che noi ci facessimo vedere dai bambini tramite questi video che mandavamo alle famiglie. E questo, ecco, è stato un po' snaturare quello che era il nostro ruolo all'inizio. Non è stato facile per noi, ma e i genitori ci hanno riportato anche che comunque i bambini non sempre giustamente erano disponibili a guardare queste cose, però questo ha in qualche modo mantenuto un contatto con loro e con le loro famiglie soprattutto. Poi importante anche il contatto che non si è perso anche nel momento esatto. più difficile. Esatto. E dopo invece a luglio abbiamo avuto l'opportunità di ritrovarli. È stato molto difficile perché avevamo paura. C'erano tutte queste novità, il discorso di dover sanificare tutti i giochi, tutti gli ambienti, le mascherine. Loro ci hanno rivisto con le mascherine e questo era incredibile, perché noi non eravamo sicuri se ci avrebbero accettato comunque. I bambini sono molto piccoli. E, però ecco, su questo i bambini ci hanno stupito, perché sono ritornati come se ci avessero visto il giorno prima e hanno riallacciato la relazione con noi in modo del tutto tranquillo e è andata bene, ecco, è andata molto bene. Questo è il bello dei bambini, che riescono sempre a farci tranquillizzare anche. Hanno un modo tutto loro di trasmetterci le emozioni, anche tranquillità appunto. Dal punto di vista emotivo, Cristina, a parte la grande paura, cosa c'è stato in questo ultimo anno come sensazioni? Anche poi relativamente alle scuole, quindi anche ai nidi, le chiusure, le aperture, un po' la situazione in generale, insomma, anche dal punto di vista psicologico. Ma senti, per quanto riguarda noi, ecco, come ti ho detto, i bambini piccoli hanno reagito anche molto meglio di quello che ci aspettavamo. È chiaro che erano in un nell'insieme comunque c'è stato tanti vissuti coinvolti in questa cosa, perché poi c'erano i vissuti degli educatori, di quelli che hanno bambini a loro volta, che erano a casa, che stavano facendo la didattica a distanza, e le preoccupazioni, i casi che purtroppo ci sono stati anche nelle nostre famiglie e quindi che hanno un po' disorientato anche le persone che lavorano con noi. E le famiglie dei bambini che ci hanno raccontato anche le loro esperienze, quali sono state le loro difficoltà. Alcuni bambini hanno la possibilità anche di avere degli spazi esterni che in questo periodo hanno vissuto con i loro genitori, e anzi è stata anche un'opportunità per stare con i loro genitori, in modo che non gli ricapiterà, penso, mai più, e spero vivamente che non gli ricapiti per questo motivo. Ma poi ci sono stati anche bambini che invece vivevano nelle case piccole,
I bambini che erano figli unici, che sono figli unici, che magari non avevano relazioni con altri bambini, che questo, ecco, li ha molto penalizzati perché comunque non potevano uscire, non potevano avere incontrare dei bambini come loro, insomma. E quindi, ecco, tutto questo per loro è stato un po' più critico, è stata una criticità che abbiamo sentito forte da parte delle famiglie, insomma. Sicuramente. Comunque, ecco, E c'è da dire, quindi Cristina, ecco. che tu in questo momento sei a casa perché per la seconda settimana ricordiamo che Arezzo e provincia, zona rossa, quindi tutto fermo per il momento. Certo, esattamente. Noi abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, di avere più tempo con i bambini perché gli asili nido e le scuole dell'infanzia hanno chiuso la settimana scorsa in pratica, perché comunque nelle nostre scuole i casi erano comunque limitati. Poi con la zona rossa invece ci siamo ritrovati a dover chiudere anche noi e a limitare questa cosa. Io ieri ho trovato un post di una mamma che viene all'asilo da noi e che ha scritto appunto quanto già per il suo bambino sia una mancanza forte quella del nido, perché comunque io lavoro, tra l'altro, ho la fortuna di lavorare in un nido che è in campagna, quindi noi, seguendo anche le normative che ci hanno dato, ora dobbiamo star fuori il più possibile, e oggettivamente siamo stati fuori anche quando era freddo, coperti bene e tutto. E queste esperienze gli mancano già, perché comunque un conto è farle, ripeto, in famiglia, un conto è farle nella loro piccola comunità di bambini, che comunque è una cosa diversa, è un'esperienza che è importante, insomma. Grazie Cristina per averci portato la tua testimonianza che è stata veramente tanto Grazie. importante. Speriamo che i nostri bimbi possano tornare ad andare a Presto, scuola, al nido il prima possibile. Eh sì, eh sì. speriamo, sì. Grazie a Grazie voi, Cristina, allora. grazie mille. Buona giornata. Noi Ciao. adesso torniamo dal nostro Diego d'Ippolito per il suo secondo spunto di quest'oggi.